Dal Vangelo di Giovanni. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao, alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai. Sorelle e fratelli carissimi, come già vi avevo accennato la scorsa settimana, durante tutto il mese di agosto, invece di Marco, nostro compagno di viaggio abituale quest'anno, avremo la lettura del Vangelo di Giovanni, in modo particolare del capitolo sesto. Esso si apre con la moltiplicazione, o per meglio dire la condivisione dei pani, e poi è occupato nella sua interezza dal discorso del pane di vita che Gesù fa nella sinagoga di Cafarnao. A che punto eravamo arrivati? Gesù, attraverso la collaborazione di un ragazzo che aveva messo a disposizione tutto ciò che aveva, 5 pani d'orzo e 2 pesci, aveva sfamato la folla infinita, innumerevole, che era davanti a lui e che lo stava seguendo, 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. E in più erano avanzate 12 ceste di pane. Quindi la gente era felicissima perché finalmente aveva trovato chi poteva risolvere i suoi problemi economici, i suoi problemi di sussistenza, e perciò cercava Gesù per farlo re. Dal punto di vista umano sembra il massimo del successo a cui Gesù potesse aspirare, mentre invece dal punto di vista di Gesù, che è il punto di vista di Dio, è il massimo dell'insuccesso. Aveva dato un segno, aveva fatto una proposta di mondo nuovo in cui la fame poteva essere estinta dalla condivisione, dal non trattenere per sé i propri beni, ma dal metterli a disposizione degli altri, e questo segno, questa proposta era stata equivocata dalla gente che lo cercava proprio perché lui compisse miracoli. Non aveva capito la gente che era lei, la gente, che si doveva dar da fare per risolvere i problemi materiali, i problemi umani. Quello che Gesù proponeva era una parola di vita eterna. Quello che Gesù proponeva era un pane di vita eterna. Per questo Gesù va via, si ritira su un monte. Sappiamo ormai che nella Bibbia il monte è il mondo di Dio, è il luogo in cui
più facilmente possiamo immedesimarci nel modo di pensare di Dio, nel modo di parlare di Dio, nel modo di agire di Dio. E Gesù va sul monte, soltanto Lui, perché soltanto Lui vuole rimanere nel progetto di Dio, soltanto Lui vuole realizzare il disegno d'amore, di vita, di salvezza che Dio propone. Cosa fanno invece i Suoi discepoli e la folla? I Suoi discepoli prendono la barca, vanno verso Cafarnao attraversando il lago di Galilea. Trovano però le onde agitate e il vento contrario, perché sono senza Gesù. I discepoli hanno capito la proposta di Gesù, hanno capito l'orizzonte verso il quale Gesù voleva farli orientare, hanno capito che dovevano cambiare stile nella loro vita, non più accaparrare i beni, non più pensare solo a se stessi, ma mettere a disposizione, imparare a condividere, proprio come aveva fatto quel ragazzo. E questo un po' li destabilizza, li agita. La loro mente dice: e se poi non va bene? E se poi non ti godi la vita e non è come quello che ti ha detto Gesù, pensa a te. Perciò il mare agitato, il vento contrario, è proprio il simbolo dell'agitazione del loro cuore, di persone che hanno capito ma che fanno fatica a dare la loro adesione, di persone che hanno compreso ma che con difficoltà si preparano a dire il loro sì, a dare la loro disponibilità, a condividere con Gesù lo stesso progetto, a condividere con Gesù la vita come dono d'amore. E la gente invece cosa fa? La gente se ne va per fatti suoi e va alla ricerca di Gesù, ma va alla ricerca di Gesù per un motivo sbagliato. Non per ascoltare le sue parole di vita, non per ricevere il pane della vita eterna, ma per avere ancora pani e pesci per la vita materiale di tutti i giorni. L'agitazione del mare, il vento contrario che i discepoli trovano, è un ostacolo troppo forte. Provano a remare per 3 o 4 miglia, ma sembra che la barca non si sposti dal luogo in cui si trova, finché ad un certo punto non vedono Gesù venire sulle acque, camminare sulle acque. Hanno paura, hanno timore, ma lo accolgono nella barca. Simbolicamente lo accolgono nella loro vita e immediatamente le onde smettono di agitarsi e il vento smette di essere contrario. E ci dice Giovanni, la barca raggiunge velocemente il traguardo, la riva, Cafarnao. Lì a Cafarnao Gesù viene raggiunto anche dalla gente che gli fa una domanda: maestro, quando sei venuto qui? Gesù a questa domanda non risponde, perché non è la domanda vera che era nel cuore di quelle persone, non era ciò che davvero volevano chiedergli. Loro volevano chiedergli: perché te ne sei andato? Continuerai a fare miracoli per noi? Continuerai a darci continuamente pane e pesci? E allora Gesù dice: voi cercate me non perché volete cercare me, voi cercate me perché vi siete saziati con i pani e i pesci e quello volete. Quante volte anche noi nel nostro piccolo facciamo esperienza di persone che ci cercano non per noi stessi, non perché hanno piacere di condividere con noi qualche momento, non perché condividono con noi un progetto di vita, ma perché gli serve qualcosa. Gesù è molto chiaro in questo, mette a nudo il loro cuore, fa verità nella loro vita. Voi mi cercate, ma mi cercate per un motivo sbagliato. E allora le persone dicono: bene, se tu ci vuoi fare una proposta diversa, qual è il segno che fai? Perché Mosè
a noi ci ha dato un pane che veniva dal cielo, la manna, di cui parla anche la prima lettura di oggi. Quindi qual è il segno che fai tu? Non era stato sufficiente un segno così evidente di 5 pani e 2 pesci che sfamano 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, e avanzano 12 ceste intere, piene. Non era stato sufficiente, perché i segni non sono mai sufficienti. Allora Gesù dice: guardate, voi siete tutta gente brava, siete gente che frequenta la sinagoga, che fate le elemosine, che ascoltate la parola della Torah, della legge, che ascoltate le riflessioni dei vostri rabbini, che pregate, che andate in pellegrinaggio al Tempio, che fate digiuno. Io non vi chiedo di aggiungere altre opere a quelle che voi fate. Vi chiedo una cosa soltanto, un'unica opera: credere in colui che Dio ha mandato, cioè credere in me. Cosa significa credere? Cosa significa avere fede? Non saper ripetere a memoria tutti i punti del Catechismo della Chiesa Cattolica e nemmeno conoscere a memoria il contenuto del Vangelo. Credere in Gesù significa fidarsi di Lui. Credere in Gesù significa scommettere la nostra vita su di Lui. Credere in Gesù significa avere con Lui un rapporto d'amore, una relazione d'amore, come quella sponsale, come quella degli innamorati. Significa aderire con la nostra vita alla Sua, fidandoci di Lui. E Gesù ci dice: il segreto della vita è donarla completamente per amore, in modo gratuito e disinteressato, in modo incondizionato. Volete fare questo? Ecco l'agitazione dei discepoli, che l'avevano compresa questa proposta, ma che facevano fatica ad aderirla. Ed ecco lo smarrimento della gente, che di fronte a questa proposta si sente persa. La gente è rimasta con i piedi per terra, non ha attraversato il mare, non ha fatto esodo dall'Egitto, il mondo vecchio, il mondo della schiavitù, alla terra promessa, il mondo della libertà, e quindi non capisce questa proposta. Cerca di arrampicarsi sugli specchi, difendendo le proprie posizioni, ma Gesù non recede e fa capire loro: guardate, che nulla potrà saziare la vostra sete di infinito, nulla potrà saziare la vostra fame di infinito. Soltanto il Signore, soltanto l'amore che viene da Lui ha questo potere, ha questa possibilità, saziarvi per sempre. Infatti, sia la parola di Dio, sia la riflessione dei santi di ogni luogo e di ogni tempo ci orientano su questa strada. C'è un salmo che dice che anche i più ricchi, anche quelli che hanno tanti soldi, che paradossalmente potrebbero comprarsi la vita, non possono aggiungere nemmeno un giorno ad essa e non possono trovare un senso, un significato, se non in Dio. E poi il profeta Amos, che ci dice che arriveranno tempi in cui nel mondo ci sarà fame non di cibo materiale, non di pane e di companatico, ma della parola di Dio. E il profeta Geremia dice: Signore, quando le tue parole mi sono venute incontro, io le ho divorate con avidità e esse sono state dolci al mio palato. E Sant'Agostino, lui per tutti, dice: Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. E quindi Gesù dice a quella gente, ai suoi discepoli, ma oggi a noi: state attenti su che cosa scommettete la vostra vita, state attenti su che cosa puntate per la realizzazione della vostra vita. Il successo passa, il piacere passa, la ricchezza passa, i viaggi arriverà un momento in cui non potrai farli più, la musica perderai un po' di udito e non potrai gustarla, la lettura, il film
perderai un po' di vista, non potrai gustarli. State attenti a che cosa mettete al centro della vostra vita. State attenti al tesoro sul quale scommettete la vostra esistenza. E Gesù propone se stesso come il pane della vita, come la parola di vita. Ecco perché siamo nella cappellina dell'Episcopio e abbiamo messo sull'altare il simbolo del pane di vita, il calice e la patena con i segni dei pani e dei pesci, e la Bibbia, la parola di Dio, questa lettera d'amore che il Signore ci ha rivolto per dirci: vivi amando, è l'unico modo che tu hai per poter essere felice. Buona estate.